Di audizioni e ho chiesto che sia presente il Goya a queste audizioni. Bravo. Proprio perché sono loro che hanno portato avanti questa battaglia dall'inizio. Io sono piemontese, sono di Torino e loro, già quando io lavoravo in regione, si battevano per questa cosa e noi l'abbiamo portata avanti. Per ora gli unici oltre a noi che ci hanno dato una mano, che dicono di appoggiare la risoluzione, che anche questa mattina si sono spesi in commissione, è stata la Lega Nord. Per adesso qualsiasi altro partito non ci ascolta, non sta facendo nulla. Sono sicuramente in difficoltà, perché quando gli abbiamo detto di questa risoluzione il PD ha iniziato a dire ma nel 2012 c'è stata poi una conferenza Stato-Regione, abbiamo fatto degli accordi, adesso mandiamo all'aria tutto. E noi gli abbiamo detto sì. E poi gli abbiamo detto: cos'è più importante, la conferenza Stato-Regione o quello che decide il Parlamento? Perché ormai il Parlamento non serve più a nulla, lo stanno togliendo dappertutto, fanno decreti legge, fanno tutto, ci passano sopra. Però non è possibile che fanno un tavolo tra di loro, tra gli amici, tra le associazioni di categoria amiche, e fanno un accordo sulla testa di tutti e poi mi vengono a dire, quando presentiamo una risoluzione in Parlamento, che è più importante la conferenza Stato-Regioni, non esiste, è più importante quello che votiamo noi in Parlamento, e questa risoluzione dobbiamo farla passare a tutti i costi, dobbiamo prendere un impegno preciso di far uscire gli ambulanti dalla Bolkestein e non permettere alle società di capitale di poter prendere gli spazi dei mercati. Bravo, questo è quello che chiediamo e questo è che dobbiamo fare in forza. Nelle prossime settimane si continuerà la discussione, abbiamo detto che faremo un giro di audizione con tutti i sindacati che vogliono portare avanti questa battaglia, poi vi chiedo, come vi ho chiesto per questa volta, e così dopo un anno l'hanno calendarizzata, vi chiedo di continuare a mobilitarvi, di continuare ad appoggiare questa cosa, di fare manifestazioni in tutte le città quando sarà ora di portarli al voto. E quando la voteranno, nel caso in cui la vorranno per forza bocciare, dovranno prendersi la responsabilità e dovrete avere ben chiaro chi è con voi e chi è alla fine che ha votato contro e chi non vi appoggia. Questo è un messaggio chiaro, non possono più tirarsi indietro, hanno un voto da esprimere, hanno cercato in tutti i modi di non arrivare al voto, di fare accordini sottobanco, accordarsi con le associazioni di categoria, fare altre cose. Noi li abbiamo obbligati ad arrivare al voto e ora devono metterci la faccia. Grazie. Bravo.